Finalmente siamo riusciti ad avere il nostro ospite in linea, abbiamo Gianluca Paparesta, ben trovato! Bentrovati a voi, saluto tutti, saluto gli ascoltatori, gli spettatori televisivi. Grazie mille, buonasera. Allora, so che qua ovviamente con me c'è sempre Giuliano Simini e c'è anche il dottor Capricci che è un otorinolaringoiatra qui di Torino, però è anche grandissimo tifoso della Juventus, No, ma quindi è... Gianluca, lui è anche, oltre che adesso, è l'affatto presidente di una società a Torino Esatto. molto gloriosa, però Quindi lui insomma. segue anche come medico la nazionale di calcio Sì, la italiana. rappresentativa. Buonasera, signor Paparesta. Buonasera, Tiraguaglia lui. buonasera. Buonasera e complimenti sia per quando arbitrava che anche adesso come opinionista. Sì, io sono fiduciario medico della rappresentativa del Piemonte e della Val d'Aosta, come juniores, giovanissimi e allievi. E poi sono stato il medico, lo sono ancora con Sbardella della selezione femminile per la nazionale di calcio under 15. Quindi ci Ah, troviamo tutte le volte a Norcia, quindi almeno penso che continueremo a fare i ritiri a Norcia. Per cui il complimenti, calcio complimenti. è la mia seconda passione oltre alla medicina. Non potendo più giocare a Ecco. calcio, lo dicevo prima, la guardo dai bordi del campo. E mi fa piacere, un onore L'importante è averla al vivere telefono. l'atmosfera. Come? L'importante è vivere l'atmosfera del campo, del Sì, e calcio poi e poi seguire i lavorare sui giovani minori è sempre bello. mi mantiene giovane. Molti mi dicono: ah, ma non dimostri i 58-59 anni. Ma è stare con i ragazzi, stare con i ragazzi, stare con i giovani è una cosa troppo bella. Cioè, anche quando andiamo a fare il torneo delle regioni, quei 10 giorni passati con loro mi danno una boccata di ossigeno che mi crea ulteriore stimolo anche per il mio lavoro. Volevo chiederle una cosa, se posso. Dica. Allora, è più bello ed è più stimolante fare l'opinionista come ha fatto domenica andando allo stadio oppure stando negli studi televisivi? No, assolutamente nello Lo stadio stadio sicuramente è un'altra cioè, si atmosfera, eh? vive di più la partita perché c'è coinvolgimento, poi tra l'altro una partita come quella di domenica tra Juve e Roma in uno stadio così bello, pieno, con un'atmosfera unica, è chiaro che è molto più bello e più gratificante. Certo. Purtroppo domenica c'erano solo quelle poche partite, quindi c'era la possibilità di farlo. Le altre domeniche di solito, dovendo vederle tutte quante le partite tutte insieme, Eh sì, è dobbiamo impossibile. necessariamente essere in studio e avere tanti occhi per vedere Certo. tutte le partite in contemporanea. Certo. Volevo chiederti, Gianluca, noi tanto ci siamo sentiti, siamo stati insieme. Eh sì, abbiamo visto la partita Ecco, insieme. cosa ti ha colpito maggiormente nella partita, a parte la coreografia del pubblico, e quali sono state le tue sensazioni della partita? Ma sai, la partita è stata vinta dalla Juventus con un assetto tattico in campo, messa molto bene da Antonio Conte, che ha difeso in 10, in 9, in 10. Con un sacrificio notevole da parte delle due punte, sia di Tevez che di Llorente, che sono sempre arretrate, sono andate oltre la linea di centrocampo proprio per cercare di recuperare palloni e ripartire. Una difesa che è uno schieramento che in fase offensiva si schierava con difesa a tre, ma che chiaramente nel momento in cui c'era da difendersi, la linea difensiva a 5 garantiva maggiore copertura, al contrario di quella della Roma, dove a parte Benatia e Castan, poi c'era grande confusione. Addirittura sembrava De Rossi il terzo difensore, difensore centrale, invece con Maicon che più delle volte faceva l'ala destra e rientrava nella fase difensiva quasi mai. Quindi la partita è stata vinta, secondo me, anche tatticamente da Conte, oltre che l'individualità dei calciatori, che, come dicevamo quando vedevamo la partita insieme, è chiaro che una giocata di Tevez piuttosto che la palla che ha fatto Tevez per Vidal, chiaramente ha sbloccato il risultato, è stata una giocata eccezionale, ma frutto di uno schema sicuramente provato e riprovato durante questi giorni natalizi di allenamento. Senti Gianluca, secondo te Garcia ha preso una lezione di calcio domenica? Ma Garcia è un ottimo allenatore, ti ricordi quando parlavamo, durante il primo tempo?
la Roma non stava giocando male. No, no, solo a me è che piaciuta, a me è piaciuta. la prima mezz'ora ha avuto un 20 minuti, mezz'ora ottimo, con giochi, con un gioco sempre di prima, velocità. È chiaro che però non puoi fare una partita, tutta la partita così, e soprattutto devi anche badare alla fase difensiva, perché la Juventus, che invece ha grande esperienza, grande capacità nelle ripartenze, non ti concede mai nulla. E ha avuto la grande occasione con gli Aic, servito non benissimo da Totti su quell'errore di Bonucci, poi dopo quell'occasione non credo che la Roma... È l'unico contropiede che ha avuto la Roma. Lui... Infatti Buffon poi non ha fatto nulla. Senta, se lei, posso farle una domanda? Se lei fosse il presidente Agnelli o fosse Marotta, Conte se lo terrebbe, farebbe un sacrificio e la campagna acquisti la seguirebbe secondo le indicazioni di Conte, o lo lascerebbe andare via? Ma io cercherei di fare veramente tutto e anche più del possibile per tenerlo. Conte, perché Conte sì. È la chiave del successo di questa Juventus. È verissimo. In questi 3 anni, ricordiamo, ha preso una squadra che aveva chiuso al 7° posto con tante difficoltà, con la stessa dirigenza attuale, perché c'era già Marotta, certo. C'era già Paratici, è arrivato lui, è chiaro che ci sono le operazioni sono state fatte anche molto bene, perché Pogba sicuramente va dato merito a Marotta, certo. Di aver, certo. Aver portato un giocatore come Pogba a parametro zero, e adesso un giocatore che vale sicuramente più di 50 milioni di euro. Però la chiave del successo di questi successi di Juventini è sicuramente in Antonio Conte, quindi io se avessi la possibilità e la capacità della società della Juventus, cercherei di fare il massimo per tenerlo. Accontentandolo nelle sue richieste, che poi non sono richieste particolarmente sose, sono richieste di un allenatore che sa che ha spremuto al massimo i suoi calciatori e vuole vincere, soprattutto a livello di Champions League, e quindi vuole, certo, competere con gli altri grandi club. Se basta vedere le campagne acquisti degli altri club, dal Paris Saint Germain al Real Madrid, al Barcellona, per capire il divario che c'è con la Juventus, sì. È notevolissimo. Ma certo. Vista, scusa, sì, no, allora, una solo una cosa, quindi vista l'importanza di Conte per questa Juventus e anche l'amore che dei tifosi nei suoi confronti, perché quello c'è ed è tanto, lei come vedrebbe un contratto in stile Sir Alex Ferguson, cioè proprio con pieni poteri in pratica, cioè pensa che sia fattibile qui in Italia con uno come Conte, ecco, chiaro? Certo, il calcio italiano deve prendere il meglio anche da altri campionati, da altre organizzazioni che stanno esprimendo anche un livello di calcio completamente differente, con una competitività. Oggi il campionato italiano è un campionato che purtroppo lascia molto a desiderare, sì. Perché vediamo che tra la Juventus, tra la prima e la seconda ci sono 8 punti, con la terza 10 punti, e insomma è un campionato quasi ormai... chiaramente i tifosi juventini faranno gli scongiuri, però un campionato deciso alla fine del girone d'andata, confronto al campionato ad esempio spagnolo, dove quest'anno si è inserito, oltre tra il Real Madrid e il Barcellona, anche l'Atletico, sì, Madrid, certo. Il campionato inglese ci sono 10 squadre in 10 punti, forse anche di più, quindi sì, qui non è molto equilibrato, diciamo, cioè non è un campionato equilibrato, la Juventus va no, e sì, le altre, questo non è un campionato equilibrato, e quindi io ritengo che Conte, se riuscisse a fare un'operazione tale da poter riuscire anche a organizzare la squadra, quindi dettare delle linee guida per l'organizzazione del mercato, sicuramente sarebbe un valore aggiunto a questa struttura, che sicuramente è una struttura già collaudata. Solida e collaudata, certo. Senta, velocissimo, ma in chiave mercato, secondo lei, chi servirebbe in questo momento a questa Juventus? Chi? Non le chiedo un nome, se poi vuole farmi un nome va bene, ma diciamo, in che ruolo siamo ancora scoperti, eccetera? Ma guardi, io credo che la Juventus potrebbe rinforzarsi sulla fascia laterale, perché abbiamo visto che andò in assenza di Lichtsteiner, si è sofferto un pochettino, così come la linea difensiva, i tre difensori, che sono anche
poi tra l'altro i difensori della nazionale italiana sono una sicurezza, però sono loro tre. Certo, certo. C'è Ogbonna che può essere un sostituto, un ricambio, però forse un ulteriore supporto nella linea difensiva, perché il campionato è lungo, poi ci sono le competizioni europee, anche perché sicuramente certo. Adesso Conte punterà a vincere l'Europa League, visto che c'è questa opportunità di giocare la finale proprio nello Juventus Stadium. Certo. E poi ripeto, un terzino di fascia, da, anche perché poi è mancato anche Pepe, che sono due anni che purtroppo per lui è difficoltà, ma comunque è un organico che di grandissimo, stiamo parlando di un organico di grandissimo rispetto, che però per fare il salto di qualità e soprattutto per avere una rosa che possa garantire anche nei ricambi quelle sicurezze che necessitano in un momento in cui ci sono due partite a settimana per diverse certo. settimane. Perfetto. Giuliano? No, la domanda che volevo fare io, mi hai anticipato te, se pensi che comprerà qualcheduno questo mese o rimane così? Io lo temo per Conte che rimarrà così. Però. Ho capito, ho capito. Va bene, Gianluca, ti ringrazio molto, ti ringrazio del tuo tempo disponibile. Grazie a voi, ci sentiamo. Grazie a voi, saluto il professore, saluto voi, saluto grazie il dottore. Grazie, buonasera, grazie, buon anno. Buonasera, buonasera.